Una buona serata, ben ritrovati per l'edizione della notte di Speciale News Web 24. È stato presentato questo pomeriggio all'Hotel Greco di Cerignola il primo nuovo acquisto dell'Audace. Si tratta di Tommaso Coletti con una lunga esperienza in Serie B con Brescia e Foggia. Per i dettagli, il servizio. Mentre si attendono novità sul fronte giudiziario per la vicenda del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, l'Audace Cerignola ha ufficialmente presentato il primo acquisto della stagione. Si tratta di Tommaso Coletti, ex giocatore di Brescia e Foggia. Un colpo importante messo a segno dal direttore sportivo Elio Di Toro. Il giocatore è stato presentato in conferenza stampa all'Hotel Greco. Ecco che cosa ha detto ai nostri microfoni. Nell'ipotesi che sarà o un altro campionato o quello attuale dove siete ora. Ma quest'ipotesi io sinceramente non ci ho neanche pensato perché, come dicevo prima, ho preso in considerazione la proposta di questa società fin dal primo giorno, a prescindere dalla categoria. Quindi se il 9 settembre sarà Serie C, sarò felicissimo e festeggerò insieme alla squadra, sarà stupendo. Se così non sarà, a me poco cambia, non sono venuto per la categoria, ripeto, sono venuto per l'interesse di una società, per prendermi delle responsabilità, quindi sono qui per dare il massimo, quindi questo è tutto quello che conta. Senti Tommaso, tra le tue esperienze c'è stata anche quella del Brescia e quella del Foggia che sicuramente umanamente e professionalmente ti hanno arricchito. Giocare in B è una cosa stupenda, per gli stadi che ci sono, per i giocatori forti contro cui si gioca, è una cosa stupenda. Però io credo che il calcio sia bello in tutte le categorie. Se lo vivi con entusiasmo e con passione, il calcio è bello in tutte le categorie, quindi sarebbe bello, ripeto, sarebbe bello scrivere una pagina di storia per questa città, lasciare un segno del proprio passaggio in maniera indelebile. Il direttore sportivo Elio Di Toro promette anche acquisti nei prossimi giorni per rinforzare una rosa che si sta preparando a San Giovanni Rotondo per una stagione tutta da vivere. Mimmo Siena, Speciale News Web 24, Hotel Greco, Cerignola, Foggia. Approvato il piano regionale per il diritto allo studio per l'anno 2019, la giunta regionale, su proposta dell'assessore all'istruzione, dottor Sebastiano Leo, ha deliberato il riparto dei contributi di cui alla legge regionale numero 31 del 4 dicembre 2009, norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione. Si tratta di uno stanziamento complessivo di 10.800.000 euro destinati ad interventi di primaria importanza finalizzati alla promozione e al sostegno di azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio degli alunni pugliesi di ogni ordine e grado. Tenendo conto delle risorse regionali disponibili e dei programmi comunali predisposti sulla base di apposita circolare della sezione istruzione e università, che ha definito gli ambiti e le tipologie di interventi finanziabili fra quelli previsti dalla legge, sono stati concessi i contributi per il servizio mensa, servizio trasporto, interventi vari, gestione scuole dell'infanzia paritarie senza fini di lucro convenzionate con i comuni, acquisto scuolabus e interventi straordinari. Questa edizione della notte di Speciale News Web 24, prossimo appuntamento con il nostro telegiornale, domani mattina alle 9. A tutti una serena notte, a domani.